Ciao da Paolo Sinibaldi, una nuova puntata di Acapulco on the Beach, grazie anche a Luca Romano, la TV Lab, per immagini e montaggio. Non sarà una puntata come le altre, perché questa che stiamo preparando è davvero una puntata affollata, ma affollata di entusiasmo, di bellezza, di gioventù, di sport. Parliamo di basket, il mitico marchio Yale, che a Pescara ha fatto la storia, ma insomma anche con risultati importanti degli ultimi giorni. Abbiamo con noi una ex giocatrice della nazionale che lavora in ambito Yale ed è Paola Mauriello. Che ci fa Paola Mauriello a Pescara? Beh, lo sappiamo, in realtà già la scritta che vediamo Yale, sarebbe Yale, ma qui a Pescara è Yale da sempre, ci fa capire che stai ottenendo grandi cose qui. Allora, innanzitutto arrivo qui perché la mia vita privata mi ha portato qui e poi perché la mia vita è stata la pallacanestro e quindi continuo a diffondere questa passione proprio a Yale. Facciamo nome e cognome, sposata con un ex giocatore. Certo, Antonello Giordano, di Francavilla, anche lui ha iniziato a giocare a Yale e poi dopo da giovanissimo è andato via in giro per l'Italia per giocare a pallacanestro e poi a fine carriera abbiamo deciso di stabilirci qui a Francavilla perché lui è di Francavilla e continuare in questa passione, in questa nostra, ripeto, passione, stile di vita. La pallacanestro è stata la nostra vita e continuiamo a crederci. Però in realtà, a parte il marito che è fondamentale in questo discorso pescarese, tu a Pescara, prima di arrivare all'ultimo successo, quello targato Yale, hai già mietuto altri successi, perché nel 2009, Giochi del Mediterraneo, con la nazionale italiana di basket, hai conquistato una splendida medaglia d'oro. Sì, verissimo, verissimo, con una maglietta importante, perché quando vesti la maglietta della nazionale è una cosa proprio, è l'apice di tutti i giocatori, è quello che vorrebbero tutti, no? È vero, sono stata fortunata perché i Giochi del Mediterraneo sono stati giocati in Italia e precisamente qui a Pescara e per giunta li abbiamo vinti. Che ricordi hai, insomma, come li avete vinti? Tu eri nella parte, diciamo, già di maturità della tua carriera. Già nella parte finale, tra virgolette, della mia carriera. Guarda, è stata una bella e bellissima esperienza perché prima di tutto hai tutto il pubblico per te, quindi tutto il palazzetto ti fa va Italia e quindi è stata la cosa più bella, però poi è anche confrontarsi con altre realtà, altre squadre, sono sempre esperienze di crescita a livello sia cestistico che umano. Hai cominciato la tua carriera nella nazionale, che è stata anche lunghetta, con uno degli allenatori mitici del basket italiano, che è Aldo Corno. Veramente, in realtà la mia carriera è iniziata con un grande allenatore che poi è scomparso presto, che si chiama Riccardo Sales, poi col mitico Aldo Corno. Sì, diciamo che ho iniziato da giovanissima. È stata lunga la mia carriera, ma la rifarei altre 100.000 volte. Sì, diciamo che
belle esperienze. Vi racconto un piccolo aneddoto. Il mio primo torneo con la piccolissima è stato proprio, io giocavo a Caserta perché sono campana, e giocavo a Caserta e sono venuta qui a Iale a fare il mio primo torneo di pallacanestro. E poi guarda caso la vita mi ci ha riportato proprio a lavorare per questa società. Tu hai vinto anche lo scudetto, lo hai vinto con Napoli 2005-2006, poi hai vinto anche la Supercoppa, insomma, quindi comunque poi anche tante promozioni dalla 2 alla 1. Il tuo scudetto pescarese si chiama Iale, no? Perché poco tempo fa avete centrato uno storico obiettivo, storico, cioè dopo 4 anni avete riportato la squadra in Serie B femminile. Vabbè, Iale parla da solo, nel senso che c'ha tanta storia, Pescara ha avuto comunque pallacanestro femminile, negli ultimi anni era un movimento un pochettino fermo, siamo riusciti dopo qualche anno a riportare di nuovo la Serie B, soprattutto con un vivaio e con giocatrici prettamente di Pescara. Quindi il nostro obiettivo e il nostro intento è proprio quello di lavorare, di far crescere giovani del nostro settore, del nostro vivaio, della città e poi permettergli di giocare nella squadra della loro città. Tu hai allenato, ma hai anche giocato. Allora, io alleno il settore giovanile e mini basket. La squadra della Serie C che ha vinto il campionato allenata è l'allenata Francesco Paci. Che è un'altra icona del basket maschile pescarese. Sì, è da qualche anno lui che allena le donne, le femminucce, e quindi ci ha aiutato in questa annata stupenda. Quindi la Serie C è lui l'allenatore, merito suo, io ho fatto la giocatrice. Hai detto niente. Come è andata in campo all'età di... non lo sappiamo, non ci interessa. Ho un problema, ho un difetto oppure un pregio, non lo so, che io mi diverto sempre. Quando sto nel campo da pallacanestro mi diverto sempre. È andata benissimo perché il mio doveva essere più un aiuto tecnico per loro, ma poi gran parte hanno fatto tutto le ragazze, quindi il mio è stato solo un piccolissimo aiuto. Niente di più. Allora, tra un attimo andiamo a conoscere anche una parte di queste ragazze, ma anche dei ragazzi. Insomma, oggi ci avete portato qui a Acapulco un mix del vivaio, che è un vivaio affollatissimo, piacevolmente affollato. Guarda, noi facciamo tutto il settore mini basket, dai 5-6 anni fino a 11 anni, under 13 maschile e under 13 15-19 e Serie C femminile. Quindi diciamo che si sta creando un bel movimento e speriamo cresca sempre di più. Passeggiatina, l'abbiamo fatta per venire qui, la rifacciamo al contrario per andare su nel campo di basket spettacolare di Acapulco, l'hai visto? Sì, sì, come no, certo che l'ho visto, ma possiamo dire questa piccolina cosa, Andrea gioca con noi. Quindi anche Simone, perché noi... Hai capito, quindi giocate in casa qui. Devo dire questa cosa che è giustissima, noi facciamo il settore giovanile maschile dall'under 14 in su a salire in collaborazione con l'amatori, infatti ci chiamiamo Amatoriale, se tu vedi in giro, e quindi anche Simone, l'altro figlio, gioca con Amatoriale, quindi collaboriamo e facciamo questa collaborazione proprio per dare modo a tutti i ragazzi di poter crescere e fare tutti i campionati, e quindi era giusto dire anche questa cosa qui. Andiamo perché credo stiano giocando, eh. Il vostro patron, cara Paola Mauriello, si chiama Luigi Baldassarre, che è una sorta di leggenda vivente del basket, perché lui ha creato Iale tanti anni fa e l'ha reso un luogo magico, poi è cambiato negli anni, d'accordo, però lui l'ha fatto. Sì,
sì, diciamo che lui è il fondatore, è una persona, penso di averne conosciute poche come lui, con una passione indescrivibile, credimi, ne ho conosciuti di presidenti, di persone, ma lui ha dato la sua vita per la pallacanestro, per Pescara, e forse per questo noi ci teniamo tantissimo a continuare e a far sì che Iale non sparisca. Siete un bel gruppo, tra l'altro ci sono anche persone che ti hanno seguito, perché tu hai giocato in Sicilia per tanti anni ad alti livelli, ex giocatrici che della Sicilia hanno creduto insieme a te, l'avete creato insieme a questo progetto. Guarda, quando io sono arrivata qui, sì, abbiamo, come ti ho detto prima con Anto, abbiamo ripreso in mano Iale, ci abbiamo creduto, poi dopo qualche anno, sì, è venuta su Federica Mazzone, lei ha giocato a pallacanestro tanti anni anche lei, le ho spiegato, le ho parlato di questo progetto, ci ha creduto, è venuta su, allena insieme a noi, settore giovanile, mini basket, e in più quest'anno ci ha dato una mano anche con la Serie C. E quindi sì, ci teniamo molto alle persone che lavorano per noi, nel senso che prima di tutto devono essere umanamente persone speciali, le definisco io, perché comunque devi rapportarti con dei bambini, con dei ragazzi in una fase della loro crescita importante, i genitori te li affidano e quindi prima di tutto devono essere delle persone speciali e poi dopodiché anche persone competenti. E adesso? Che succede? Qual è il futuro, il progetto, dove sta andando, gli obiettivi? Guarda, gli obiettivi sono sicuramente continuare con il nostro mini basket, che è quello in cui crediamo di più. Settore giovanile, femminile sicuramente, tutti mi chiedono facciamo la Serie B quest'anno? Vorremmo, ci stiamo provando, non è facile, nel senso che oltre alla parte, è inutile nascondersi, la parte economica, nel senso che comunque ci vuole sicuramente ci vuole un aiutino in più, anche per una questione proprio per vedere se è funzionale, è importante per il nostro settore giovanile. Perché? Perché quest'anno abbiamo fatto una Serie C proprio per far giocare, far sì che le ragazze potessero stare in campo, giocare e essere protagoniste. Stiamo cercando di valutare se facendo la Serie B sia la stessa cosa. Quindi quello che vorremmo fare è la cosa migliore per loro, ok? E poi ripeto, non da poco e non per ultimo, l'aspetto economico. No, ci piace concludere l'intervista con Dario Sterlecchini. Ciao Dario, ci hai raggiunto. Allora, Paola Mauriello, tu guardala bene. Lui è un super esperto, ma non abbiamo concordato nulla. Ricorda una giocatrice fortissima, fenomenale, che ha giocato a Pescara negli anni 90, non italiana, straniera, ha giocato con la Pitagora? Sì, sì, Denira Nakic. Ma è vero che è uguale? Molto simile. Mi devo informare. Devo chiedere a mio marito, sicuramente lo saprà. Una delle giocatrici più forti che hanno giocato qui a Pescara, ha giocato anche nella sua nazionale di riferimento, lei è un'atleta slava, uguale. Però è Paola Mauriello, ce l'abbiamo solo noi. Ciao a tutti. We'll be right back.